Allora, Massimo Caputi, esperto di sport, no? Da tanti anni, volevo chiederti quanto è importante lo sport nel bouquet personale di ognuno, no? Nella formazione della personalità. Io credo che sia fondamentale, è fondamentale praticare lo sport, sarebbe giusto e doveroso farlo da bambini nelle scuole e poi proseguire questo percorso. È un invito, credo, che va fatto a tutti, anche a coloro i quali magari pensano perché hanno una certa età di non poter più fare sport. Si può fare sport in tanti modi, è evidente che a tutti quanti noi piacerebbe magari correre, sfrecciare su un campo da calcio, per esempio, però l'età e il fisico non ce lo permette. Però l'attività sportiva è, ripeto, fondamentale per il corpo, per la mente, per l'anima e quindi, insomma, veramente credo che sia un valore assoluto. Se tu hai avuto esperienze internazionali e nazionali, secondo te lo sport locale può competere con lo sport nazionale? Diciamo che sono due cose che possono andare insieme e possono aiutare l'uno e l'altro, cioè credo che lo sport nazionale sia il frutto e il risultato di uno sport che viene fatto bene localmente. Non può esserci uno sport nazionale e uno sport locale separati. Anche per quello che riguarda diciamo, i nostri atleti principali, quelli che andranno anche alle Olimpiadi di Rio, cioè tutti nascono perché è stato il territorio e la loro provenienza a dargli i natali da un punto di vista sportivo, oltre che naturalmente effettivo. Senti, perché c'è crisi nello sport? Prima dicevi che si fa poco sport dalle scuole in su. C'è una carenza di impianti, quindi questo soprattutto nelle scuole, che non sono attrezzate, e poi di una carenza degli impianti nelle varie città. Questo però non può essere che un Una compito. giustificazione. È una giustificazione in parte, non può esserlo per uno Stato o per chi governa un paese come l'Italia che deve essere all'altezza degli altri, visto che ci consideriamo un paese di livello, il nostro livello non può essere, diciamo, non può essere non calcolato anche tenendo conto di questo. Noi in questo siamo indietro e dobbiamo assolutamente fare qualcosa per permettere a tutti di avere accesso alla pratica sportiva.